Bene, buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Phil Rouge News Sport. Oggi parliamo di tennis, la statunitense Danielle Collins, numero 44 al mondo e la campionessa dei 32esimo Palermo Ladies Open, torneo WTA 250. Prima americana a vincere sui campi del Country Time Club di Palermo, Collins, testa di serie numero 1 del torneo, ha avuto la meglio sulla romena proveniente dalla qualificazione Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 46 minuti di gioco. Per Collins, che nel torneo non ha mai perso un set, si tratta del primo titolo in carriera nel circuito WTA alla prima finale disputata. La statunitense si è presa la rivincita nei confronti della Ruse, che poco meno di 3 settimane fa ha vinto l'ultimo precedente disputato sulla terra rossa di Amburgo. Una delle 13 vittorie consecutive di Ruse, che ha conquistato il torneo WTA 250 disputato in Germania, striscia interrotta solo nella finale del Country. Grazie a questo trionfo Collins salirà sulla posizione numero 35 della classifica mondiale, avvicinando così il suo best ranking da numero 23 al mondo. Migliora il suo best ranking invece la Ruse, che guadagna 32 posizioni nella classifica mondiale e da oggi sarà numero 105 al mondo. Salutiamo il direttore del Country Time Club, il direttore del torneo, Oliviero Palma. Salutiamo Oliviero, ben trovato Oliviero. Buongiorno, buongiorno, grazie. Bene Oliviero, prima di andare a fare un resoconto di quella che è stata la tua ultima, in ordine cronologico, fatica, andiamo a rivedere i momenti salienti della premiazione della Collins, che ha chiuso il torneo ieri sera al Country. Vediamo. Hi everyone. Thank you to everyone that came out today to cheer both of us on. I think after the year that we had last year, I think that we're all thrilled to be back in this kind of an environment with supportive fans and people who are cheering us on along the way. We miss that a lot, and I think that this crowd tonight was a very special one for both of us, so I'd like to give a big, big thank you to everybody who came out and supported us. Grazie a tutti coloro che sono venuti oggi a tifare per entrambe, perché abbiamo vissuto un anno complicato senza le persone, poter avere di nuovo gli spettatori che tifano per noi è una fantastica sensazione, quindi grazie a tutti. I'd like to congratulate my opponent. She has played some incredible tennis the last couple weeks. In the previous match, I wished her the best of luck with her health, and I'm so sorry if that was taken the wrong way. And I really hope that everything goes upwards from here with that, and I wish you the best of luck in the next events. Voglio fare i complimenti alla mia avversaria, ha giocato molto bene, ha giocato da 2 settimane molto bene, le auguro di potersi sentire meglio e di poter migliorare settimana dopo settimana la propria carriera. So, I think one of the most special things about playing in these events and the tour tournaments throughout the year is the people who dedicate their heart and soul to making these events happen. And as players, we get to go out and we have people cheering us on, but I think we really owe a round of applause and a big, huge thank you. I have so much gratitude for all of the people working for the WTA, for the people who host these events, for the sponsors, for the tournament organizers, and all of their hard effort. I know that sometimes these events take a year to 2 years in the making, and I think with everything that we went through last year, it's been incredible to have a full schedule of tennis again, and I thank the tournament owner, the sponsors, everybody that's been involved in this event to make it happen. Dobbiamo un grande ringraziamento agli organizzatori, agli sponsor, alla WTA, a tutti coloro che permettono che ci sia finalmente un calendario pieno dopo i tempi duri per cui siamo passati. I would also like to give a big thank you to the physios this week for keeping me healthy. I think everybody's aware of the health challenges that I've faced in the last 2 years. I at some points thought my career was
was close to being over because of them, and it's because of the efforts of the physios to be able to help players when we're dealing with these injuries and playing so much, to be able to have that kind of support. So I would really like to say thank you to Fetty, Roberta, and Carlos, and the tournament doctor as well, for helping me with so many different things this week. So. Voglio ringraziare i fisioterapisti, i dottori che hanno lavorato a questo torneo. Penso che molti di voi sappiate i problemi di salute che ho avuto negli ultimi due anni. Ho pensato di dovermi ritirare, però è anche grazie a loro se io sono ancora qui, e per questo li ringrazio di cuore. And I would also like to thank all of my family and friends cheering me on at home and encouraging me. This has been a really tough month for me, traveling by myself without a coach, and sometimes it's really hard to find the motivation and the strength to keep going forward, especially on the days that aren't going so well. But I've had so many great experiences, and I'm just so grateful for all of the support that I've had along the way, especially with Team New Balance, Babolat, and the Dynasty Financial Group based in my hometown. Without their support, it would have been nearly impossible to survive with what happened last year in the pandemic. So grateful for all of the opportunities that I've had in the last couple of years and the support along the way. So thank you from the bottom of my heart. Dal profondo del mio cuore ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i miei sponsor da casa che mi sono stati vicini sia durante tutto quest'ultimo difficile anno, ma soprattutto anche durante questi ultimi due mesi in cui ho viaggiato tanto da sola senza il mio coach, ed era difficile a volte trovare la motivazione. Per questo loro sono stati preziosissimi e sono molto grata del loro supporto. Grazie Daniel Collins, 6 semifinali in carriera, la prima vittoria a Palermo. E con la cerimonia di premiazione del singolare terminano questi 32esimi. Bene, Oliviero, direttore del Palermo Ladies Open, abbiamo visto la parte finale, l'epilogo del torneo. Adesso passo la parola a te, ti chiedo appunto, si è conclusa nel migliore dei modi sotto l'aspetto sportivo, dell'organizzazione, c'è da essere ovviamente soddisfatti, Oliviero? Sì, sicuramente un bilancio positivo di una settimana dura, dove abbiamo visto match meravigliosi, tutti molto tirati, pochissime le partite finite in due set, segno di un torneo tecnicamente molto valido che ha portato in finale sicuramente la giocatrice più in forma del momento, la Collins, che ha faticato poco per arrivare fino all'ultimo match, e la Ruse, che invece è partita alle qualificazioni e anche stavolta ha giocato molto bene il suo migliore tennis. Forse non è stata fortunata il giorno della finale, perché ha accusato dei fastidi respiratori, e da quel momento la partita ha preso una piega decisiva per la Collins. Però devo dire che abbiamo avuto il pubblico delle grandi occasioni, anche se contingentato. Possiamo dire che il torneo è sempre stato con la sua piena capacità ricettiva, il pubblico si è comportato molto bene, è stato un tifo ordinato e loro hanno vissuto bene la settimana, portando il green pass, tenendo la mascherina nei viali, arrivando fino al loro posto con la mascherina e levandola soltanto nel momento in cui erano seduti nel proprio posto. Credo che il bilancio sia positivo su tutti gli aspetti, anche su quello sanitario, perché non abbiamo avuto positività rilevanti, e quindi siamo riusciti a giocare il torneo in serenità. Le giocatrici sono state testate, quelle non vaccinate, ogni 3 giorni, i loro tamponi sono sempre stati negativi. È vero che qualche volta abbiamo avuto qualche preoccupazione che qualche tampone non era leggibile, quindi abbiamo immediatamente messo a riposo la giocatrice in attesa del secondo tampone, o perlomeno del ricevimento del tampone, e poi il risultato negativo, e quindi tutto è camminato bene senza problemi.
Oliviero, sotto l'aspetto tecnico, ti chiedo che torneo è stato, abbiamo visto delle ottime tenniste, ti chiedo anche di menzionare le tenniste siciliane, ovviamente mi riferisco non solo a Dalila Spiteri. Sotto l'aspetto tecnico, Oliviero, che torneo è stato? Ma sotto l'aspetto tecnico, se noi vediamo un attimo il ranking delle giocatrici, che sicuramente è stato più basso e inferiore alle aspettative di ogni anno, ma questo purtroppo la concomitanza con le Olimpiadi ce lo faceva sospettare fin dall'inizio, da quando è stato emesso il calendario. Tutto sommato, considerato che almeno 50 delle prime giocatrici erano iscritte alle Olimpiadi, avevamo poca scelta. Quelle che sono arrivate sicuramente erano al meglio della loro preparazione, le più allenate, e hanno dato vita a un torneo eccezionale, per cui fin dal primo giorno ci siamo dimenticati il ranking, abbiamo visto tutte giocatrici che hanno affrontato i match nel migliore dei modi, molto motivate. La Collins si era ritirata in semifinale dal torneo precedente per un infortunio al braccio, in pochi giorni ha recuperato, è venuta con la voglia di vincere, è venuta attratta anche dalla Sicilia, perché lei è un'appassionata fin da piccola della Sicilia. Appena trovato un torneo che si giocava a Palermo, non si è fatto ripetere due volte, si è iscritta e è venuta con la capacità di arrivare fino in fondo, e così è stato. Ha girato anche Palermo, ha visto l'hotel La Torre, l'albergo che ha ospitato le giocatrici, quindi ha goduto del mare. È sicuramente una vetrina per la nostra Sicilia verso il mercato americano. Bene, Oliviero, ovviamente si chiude la 32esima edizione. Ti chiedo in conclusione di un tuo giudizio sul movimento tennis in Italia. Vediamo, sono in corso le Olimpiadi, uno sport che ovviamente, anche questo sport, ha subito le restrizioni dovute al Covid. Ecco, come si sta rilanciando il tennis ovviamente a carattere nazionale? Qual è la tua idea? Ma io credo che il tennis maschile in questo minuto è veramente in auge, abbiamo uno squadrone di atleti a livello nazionale fortissimi, diciamo, ne cito uno per tutti, Berrettini, dico, ma a livello femminile siamo un po' indietro, chiaramente si sono invertite le carte, prima erano le donne che erano le best ranking, erano tra le prime 10, avevamo la Vinci, la Pennetta, le Errani, tutte giocatrici veramente incredibili che poi hanno fatto la loro storia, si sono ritirate, le Errani ancora continua a giocare, navigando bene, ancora ci rappresenta l'Italia alle Olimpiadi. Però stiamo investendo sulle giovani leve, abbiamo avuto qua Lucia Brunzetti, un'ottima giocatrice, una giocatrice solida, serve bene, intelligente, e poi abbiamo avuto anche le altre come la Delai, che è sicuramente una giocatrice promettente, molto giovane. Diciamo che le siciliane, Dalia Spiteri, la Bidardo, sicuramente sono giocatrici che si impegnano molto, difficilmente potranno accedere ai vertici delle classifiche, però sicuramente fanno ben figurare la Sicilia. La Spiteri particolarmente ha giocato bene, l'anno scorso ha perso proprio con la Risa nelle qualificazioni al terzo set, quest'anno ha giocato bene la sua partita, è stato un peccato, poteva vincere, e quindi vedo per loro la possibilità di migliorare ancora tantissimo e di poter ben figurare a livello nazionale e internazionale. Bene, ancora complimenti Oliviero per la 32esima edizione di Palermo Ladies Open, complimenti a te, anche al presidente del circolo Giorgio Cammarata, all'organizzazione, a tutte le persone che hanno contribuito a rendere ovviamente nel modo ottimale questo evento così importante per la Sicilia, per l'Italia e per tutto il tennis. Grazie ancora Oliviero. Grazie a voi e arrivederci un altro anno.
Bene, abbiamo dato spazio al tennis. Ricordiamo anche che la neozelandese Ratliff e la belga Zimmermann hanno vinto il torneo di doppio. La coppia di testa numero 4 del tabellone è riuscita ad avere la meglio sulle russe Zamalidz e Rakimova con il punteggio di 7-6, 4-6, 10-4 dopo 1 ora e 58 minuti di gioco. Per Ratliff e Zimmermann, che nell'albo d'oro succedono ad Arancia Russe Tamara Zidanec, si tratta del primo titolo WTA nel circuito. Bene, con questo è tutto. Ringrazio Michele Dell'Oio che ha curato la parte tecnica di questa puntata. Grazie e buona giornata.